ragazzo di 20 anni è morto negli scontri che hanno devastato la città per tutta la giornata. Dice che è presente un colpo d'arma da fuoco sotto lo zio, no? Non lo so, se c'era. Minchia, ma l'hai visto mai un morto lì? Non c'era una distinzione tra coloro che hanno operato la violenza e la guerriglia e gli esponenti del Global Forum che anzi avrebbero favorito e coperto questa loro presenza. Ecco perché noi chiediamo le dimissioni di Scajola e chiediamo le dimissioni del capo della polizia. Finché voi siete il mare in cui nuotano tutti coloro che vogliono commettere violenza e se voi stessi oggi accusate ancora la polizia quasi che fosse in connubio con i violenti, voi vi rendete corresponsabili della morte di un ragazzo. Salve squadra, è la sera del 20 luglio del 2001, siamo a metà del G8 di Genova e la situazione è abbastanza tesa. Durante la giornata, violenti scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti hanno trasformato la città di Genova in un campo di battaglia, o in una macelleria se preferite. In particolare, i reparti dei carabinieri del gruppo di intervento hanno pestato a sangue i manifestanti della rete Lilliput in piazza Manin, senza che questi abbiano fatto nulla o provato a opporre resistenza. In piazza Paolo Danovi, piazza del sindacato pacifico dei Cobas, i Black Bloc si sono messi a spaccare mattonelle e sradicare strutture per fare armi improprie e non vengono nemmeno sfiorati dalla polizia, che invece resta a guardare fino a che gli insurrezionalisti non si dileguano e solo allora i poliziotti caricano i sindacalisti del Cobas. Sempre nel pomeriggio i carabinieri del funzionario Mondelli aggrediscono senza nessun motivo il corteo autorizzato delle tute bianche usando il gas CS4 e manganelli fuori ordinanza. Per tre ore, tra via Tolemaide e le piazze laterali, si scatena la battaglia. Sopraggiungono altre forze, la folla viene pestata a sangue dagli uomini di Canterini e Gaggiano, la polizia lancia i blindati contro i manifestanti, fino a che in piazza Limonda il vicequestore Lauro aggredisce senza ordini le tute bianche da via Caffa. Subito dopo ne segue una ritirata precipitosa dei carabinieri, i manifestanti aggrediscono una camionetta e accade il peggio. Oddio cazzo, sono per... Oddio! Quindi, come immaginerete, la situazione non è proprio sciolta. Centinaia di feriti tra manifestanti e polizia, pestaggi, sdegno internazionale e un morto. Così, mentre in televisione, le tribune politiche e i telegiornali cercano di dare un senso al tutto, il Genova Social Forum deve decidere che cosa fare per il giorno successivo. Infatti, il giorno successivo è in programma il corteo internazionale del Social Forum, composto da centinaia di migliaia di persone. Dopo tutto quello che è successo, è ancora il caso di farlo? La decisione finale è sì, è proprio il caso di farlo, per due motivi. Il primo è un motivo di ordine pubblico. Centinaia di migliaia di persone sono andate a Genova esattamente per quel corteo. Nel momento in cui tu togli quel corteo per una questione di violenza della polizia, che cosa può accadere? Può accadere che quelle centinaia di migliaia di persone, ormai senza una struttura, senza un'organizzazione, decidano di organizzarsi autonomamente in decine, centinaia di cortei. Cortei non autorizzati, cortei non dichiarati da questura, cortei senza un servizio d'ordine, senza un obiettivo, senza una guida, cortei senza controllo. E con la situazione in ballo non sembra la migliore delle idee. Per questo motivo il Social Forum decide di accollarsi la responsabilità di portare avanti il corteo. E il secondo motivo è che questa gente è venuta proprio per manifestare, per i propri diritti civili e sociali, per la pace, per l'uguaglianza, per poter raccontare che questo capitalismo globalista che sfrutta e distrugge non è l'unica via. Un altro mondo è possibile. E violenza della polizia o meno, non c'è niente che possano fare per fermarli. Quindi si fa il corteo. Così, lungo Corso Italia, marciano 300.000 persone. Sono sindacati, collettivi, associazioni di ogni tipo, ma anche famiglie. Madri con bambini, anziani, ragazzini, tutta gente che è arrivata lì, nel corteo autorizzato, per manifestare pacificamente. Il percorso è semplice, devono arrivare fino in piazzale Kennedy, alla Fiera di Genova. Ma la strada non è sicura. A destra del corteo ci sono i muraglioni dei palazzi e degli hotel, e a sinistra il lungomare. Così il corteo si trova imbottigliato e procede lentamente.
Ed è qui che si ripete lo stesso copione dei giorni precedenti. All'improvviso, dalle file del corteo sbuca forse il gruppo più folto dei Black Bloc di quelle giornate. Circa 400 persone, se non di più, e cominciano a provocare la polizia lanciando oggetti e bottiglie, e la polizia risponde con i lacrimogeni. Ora attenzione, visti gli scontri di ieri, i carabinieri vengono messi in fondo nelle retrovie, quindi davanti ci troviamo polizia e guardia di finanza. Ma questo non vuol dire che siano meno armati, tutt'altro. Hanno anche loro il gas CS4, i fucili, il tonfa e un ottimo assortimento di blindati. L'atmosfera si scalda, i Black Bloc spaccano vetrine, danno fuoco alle auto, a un certo punto provano a rientrare nel corteo, ma il servizio d'ordine dei manifestanti li caccia via, e lo stesso corteo prova a spostarsi a destra, in via Casaregis, proprio per evitare la zona violenta. Ma, sorpresa sorpresa, è a questo punto che polizia e finanzieri lanciano un violentissimo attacco contro il corteo. E anche questa volta le forze dell'ordine useranno lo stesso copione, colpendo con violenza, indiscriminatamente e senza pietà. Stanno avanzando con i blindati! Stanno avanzando con i blindati davanti! Stanno avanzando sulla... sono a 100 metri da me! Stanno avanzando con i blindati, li vedo! Il corteo si spezza, il primo pezzo del troncone si dissolve e i manifestanti sono costretti a fuggire nelle vie laterali, inseguiti dalla polizia. La parte centrale, invece, cerca di buttarsi indietro, ma la calca è pericolosa ed è difficile muoversi. Alcuni allora provano a buttarsi verso il mare, ma la polizia è anche lì, sulla spiaggia, e la violenza continua. Si andrà avanti per ore, con cariche e controcariche, ma non verrà arrestato neanche un Black Bloc. E questo fatto, ossia che le forze di pubblica sicurezza in due giorni, nonostante abbiano mandato così tanti manifestanti all'ospedale, nonostante abbiano lanciato i mezzi sulla folla, non siano riusciti a trovare neanche un Black Bloc, è un elemento determinante per ciò che accadrà in seguito. Beh, prima di continuare direi che è un ottimo momento per parlare dello sponsor di oggi, Surfshark. Che cos'è Surfshark? È una VPN, ossia un servizio online a basso costo che attraverso un sistema di crittografia nasconde i dati della tua navigazione, di fatto tenendoti al sicuro da tutti quanti i rischi dell'internet. Per esempio, pubblicità invasive, malware e spyware carogne, infami attacchi alla tua identità online, soprattutto all'interno delle reti wifi pubbliche, e poi furto dei dati con conseguenti estorsioni, e ormai le classiche violazioni dei tuoi conti online e del tuo criptoportafogli. Quindi andare su internet senza Surfshark VPN è un po' come andare al G8 di Genova e avvicinarsi a un poliziotto. Non lo farei. Ma Surfshark non solo ti protegge, ma ti dà anche dei vantaggi. Infatti attraverso un pulsante è possibile simulare che l'origine della tua navigazione arrivi da un altro paese. In questo modo ti permette di accedere a quei contenuti esclusivi che sarebbero disponibili solo in altri paesi, come sconti o dirette sportive. In più, attraverso la politica no log, Surfshark non saprà mai cosa fai o dove vai durante l'accesso. Ha un sistema di sicurezza che spegne tutto l'internet del tuo dispositivo quando il VPN si interrompe a sorpresa, e soprattutto a livello di costo è quella che offre più di tutti al prezzo minore. In più, se per caso utilizzerete il mio codice sconto GioPizzi, non solo avrete l'83% di sconto, ma anche 3 mesi gratis. E oltretutto il costo è così basso che sarebbe veramente uno scempio non approfittarne. In fondo stiamo parlando della sicurezza della vostra navigazione. Quindi squadra, il link è in descrizione. Surfshark, proteggi la tua navigazione. Torniamo a noi. Abbiamo detto che in questi giorni di devastazione, con tutti quei feriti tra manifestanti e polizia, e con addirittura un morto, nessun Black Bloc è stato arrestato, e i leader della maggioranza al governo stanno facendo di tutto per difendere l'operato della polizia e scaricare la colpa sui manifestanti. Non c'è stata alcuna proditoria aggressione ai manifestanti.
c'è stata la violenza studiata a tavolino da gruppi criminali che hanno fatto di tutto per cercare e ottenere il morto. E non si può dire, me lo permetta, non si può dire il clima in città militarizzato, il clima irrespirabile, il clima di violenza che c'era e che purtroppo c'è in città, non è stato certo determinato dalle forze dell'ordine. E nonostante la tendenza italiana a giustificare i peggiori orrori con il classico «se la sono cercata» o altre incoerenze logiche ai confini della realtà, le immagini parlano da sole ed è evidente che la polizia debba salvare la faccia. Ed è probabilmente anche per questo motivo che alle 7 di sera, alla questura di Genova, c'è una riunione straordinaria dei più grandi capoccioni della pubblica sicurezza. E sono veramente dei capoccioni. Tra questi ci sono il capo del servizio centrale operativo Gratteri, il suo vice, Caldarozzi, il questore di Genova Francesco Colucci, i dirigenti della Digos Mortola e Murgolo, il direttore del Lucigos Giovanni Luperi e il vice capo della polizia Andreassi, il responsabile dell'ordine pubblico a Genova. Perché i nostri amici sono riuniti? Perché poco tempo fa è stata segnalata una grave aggressione a due auto di pattuglia davanti alla scuola Sandro Pertini, o come viene chiamata, la scuola Diaz. Ora, il comune aveva concesso la scuola Diaz e la adiacente scuola Pascoli al social forum per poter accogliere i manifestanti durante la notte. Nel corso della giornata, però, sono accadute delle cose strane. È stata segnalata la presenza di persone con il casco, con il volto coperto, con dei bastoni, che hanno fatto anche un po' di casino, hanno spostato i bidoni dell'immondizia e poche ore fa qualcuno ha lanciato delle bottiglie e delle pericolose palle di carta nei confronti appunto di due auto della polizia. In realtà nel corso del processo sarà molto difficile capire la dinamica, chi ha visto chi, quando, dove, a che orario, se è veramente tutto vero, ma non è importante. La cosa importante è che ora, alla riunione dei capoccia, i capoccia vedono questo. Un luogo dove è stata segnalata la presenza di manifestanti stranieri, perché appunto dormono in una scuola, con indumenti ostili, caschi, bandane, eccetera, con atteggiamenti ostili. Spostano i cassonetti, lanciano bottiglie nei confronti della polizia. Forse questo è il covo dei Black Bloc. E stanare un covo di Black Bloc dopo tre giorni dove non hai fatto altro che pestare della gente, tipicamente è una buona cosa, sia per l'opinione pubblica, che per i giornali, che per i tuoi superiori. Quindi, secondo le ricostruzioni, si comincia a progettare l'irruzione. Ma sembra che l'unico a tirare un po' il freno sia il vice capo della polizia, Andreassi. Ma poi riceve una telefonata da Giovanni De Gennaro, il capo della polizia, massimo autorità della pubblica sicurezza. E lui dice che si può partire. Così viene chiamato al telefono il comandante Vincenzo Canterini, lo stesso uomo che aveva guidato il massacro sotto corso Gassaldi quello stesso giorno, e a lui viene affidato il comando dell'irruzione. Così Canterini prende i suoi uomini e insieme ad altri reparti della Digos, del SOC e dei Carabinieri, una Macedonia di reparti come la definirà lui stesso, e tutti quanti insieme vanno alla scuola Diaz. Quasi a mezzanotte la scuola viene circondata. Ci sono centinaia di poliziotti e agenti di varie forze dell'ordine. Arriva un blindato e si comincia a lavorare per sfondare il cancello della scuola. Una carica da sotto, c'è una carica della polizia qui sotto. La prima vittima di tutto questo è Mark Covell, un giornalista inglese che si trova fuori dalla scuola. I poliziotti lo raggiungono, lo buttano a terra e lo massacrano di botte. Di fatto, quando andrà in ospedale, avrà 8 costole rotte e un polmone perforato. Ok, stanno arrivando gli avvocati, quindi manteniamo la calma. Sono già stati informati i leader, i portavoce del social center. Alla fine il cancello cede e gli agenti entrano nella Diaz. Ed è così che inizia quella che verrà poi chiamata la macelleria messicana. È dentro al cortile la polizia. È dentro al cortile. Pronto? Sì, guardi, è la polizia. Sì. Guardi, in via Cesare Battisti, ci stanno ammazzando. Sì, vabbè, arriviamo. Dentro ci sono 93 manifestanti, per la maggior parte studenti, giornalisti, e molti stanno dormendo. Qualcuno prova a bloccare le porte, ma oltre a questo nessuno prova a resistere ai 150 poliziotti che stanno entrando. Quelli che dormono nelle palestre, nei sacchi a pelo, vengono aggrediti a manganellate, calci e pugni. Al primo piano, quelli che sono in piedi provano ad alzare le mani in segno di resa, ma vengono buttati a terra e pestati a sangue come gli altri. Alcuni provano a buttarsi a terra, accovacciandosi, ma anche a loro tocca la stessa sorte. È un pestaggio brutale e senza pietà. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati. Intanto il servizio centrale operativo è entrato anche nella scuola adiacente, la Pascoli, dove si trova la sede di Radio Gap, il centro stampa e il legal team del social forum. Gli agenti sfondano, fanno uscire tutti e spaccano ogni computer o strumento di registrazione che riescono a trovare. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale. Eccoli, e questa polizia fascista sono che è entrata.
poliziotti nella e radio. Una radio. Siamo. Quattro celerini dentro, cinque. Contro un muro, enorme. Sentiamo. Sentiamo cosa stanno dicendo. L'irruzione non dura più di 10 minuti e mentre gli uomini della Digos mettono la sede in sicurezza, fuori si è radunata una folla e dalla Diaz cominciano a uscire i primi feriti. Il vicequestore aggiunto Michelangelo Fournier, che sarà poi lui a utilizzare il termine macelleria messicana, così racconterà l'irruzione nella scuola Diaz. Mi ero reso conto che le colluttazioni non erano tali, ma che in realtà, cioè, se erano colluttazioni, erano unilaterali. Può spiegare? E posso spiegarlo, che c'erano 4-5 poliziotti, io questo non sono in grado di riferirlo, due in borghese e uno o due forse con la divisa del reparto mobile con la cintura bianca, che stavano facendo quello che non doveva essere fatto. Cioè, una volta praticamente inettizzati stavano infierendo sui feriti. Quella direi che è stato il momento sinceramente più drammatico di tutta la vicenda, perché in un primo momento mi ero soffermato su dei ragazzi che erano in prossimità dei bagni. Poco più avanti mi sono imbattuto in una ragazza alta circa 1,80 con un corpo abbastanza mascolino, robusto, probabilmente nordica, che giaceva in una pozza di sangue, ma sangue veramente copioso. La cosa più allarmante e che io ho potuto verificare che c'erano dei grumi che sul momento io ho scambiato per materia cerebrale. Ero piuttosto spaventato, se la devo dire tutta, cioè, oltre che al dispiacere per la persona, si stava creando uno scenario veramente inquietante. Delle 93 persone alla Diaz sono, per la stragrande maggioranza, tutti quanti feriti. Quindi alcuni vengono mandati in ospedale perché la loro situazione è grave se non critica, mentre gli altri vengono tenuti in stato di fermo perché tutti quanti, tutti e 93, sono in arresto. In arresto per associazione a delinquere, per devastazione e saccheggio e per resistenza aggravata. Che non è male. Queste sono accuse per il Black Bloc e ovviamente in seguito tutte 93 queste persone verranno rilasciate perché nessuno di loro è un Black Bloc. Ma questo è un problema per la polizia. Perché a fine serata quello che i dirigenti della pubblica sicurezza dovevano avere tra le mani, o che almeno si aspettavano di avere, era il covo dei Black Bloc. Mentre invece adesso hanno un bagno di sangue con le immagini che vanno in giro per il mondo e tutta questa roba deve essere giustificata. Come? Con un'ottima conferenza stampa. La mattina dopo viene mostrato alla stampa il formidabile bottino di guerra trovato alla Diaz e oltre a coltelli, maschere ed elmetti vengono presentate le prove della presenza di Black Bloc all'interno della scuola. In particolare mazze, picconi, spranghe di ferro, un giubbotto della polizia lacerato perché un poliziotto è stato aggredito con un coltello e, prova fondamentale, due molotov. Il responsabile dell'ordine pubblico Andreassi spiega la cosa. È stato necessario vincere una resistenza ed una violenza che le persone che stavano dentro questa scuola hanno usato contro le forze dell'ordine al momento in cui vi è stata l'irruzione. Abbiamo trovato bottiglie Molotov, abbiamo trovato coltelli, abbiamo trovato strumenti di offesa di ogni tipo, abbiamo trovato le tute nere che contraddistinguono il Black Bloc. Credo che questo sia un quadro sufficientemente chiaro di chi occupasse quella scuola. È davvero una bellissima storia, ma ovviamente è tutto falso. Venne fuori poi al processo che le spranghe, i picconi, i pezzi di ferro arrivavano da un locale in ristrutturazione della scuola Diaz e quando era stato consegnato ai manifestanti era ovviamente sigillato a chiave. Ma dopo l'irruzione della polizia, quel locale era stato sfondato ed erano scomparsi dei materiali di costruzione, i quali, per la stragrande maggioranza, erano stati riconosciuti dagli operai. Per quanto riguarda la violenta coltellata che ha strappato il giubbotto, anche quella è una meravigliosa sceneggiata. A quanto pare, l'agente Massimo Nucera, che dichiara di aver subito l'aggressione, racconta di essere entrato in una stanza e un tizio alto 1,70 m, non ben identificato, gli ha tirato questa coltellata. Lui si è difeso, sono arrivati i colleghi e lo hanno portato di sotto l'aggressore. E questo è molto strano. Per cominciare, pura logica, siamo in una macelleria messicana, stiamo massacrando gli innocenti. Se per caso un ragazzo tira fuori un coltello e prova a reagire, tipicamente viene forse veramente ammazzato ed è il primo personaggio che viene presentato al magistrato. Come diavolo è possibile che uno ti ha fatto un'aggressione del genere, non lo hai identificato, non lo hai arrestato, ma si è confuso nella folla? Perché va bene tutto, ma... E appunto tutte quante le dichiarazioni di Nucera saranno
incoerenti, discordanti, fuori dalla realtà, e non verrà creduto poi così tanto. Anche perché successivamente i periti dichiareranno che, guardando il taglio, lo strappo, non era possibile che quel taglio fosse procurato da un'aggressione, o meglio, l'aggressione dichiarata da Nucera. Ora, non c'è chiaro con assoluta certezza se sia stato Nucera a compiere quell'incisione sul giubbotto con un coltello. La cosa certa è che questa aggressione non è mai avvenuta. Ma la storia più bella, più affascinante, è la storia delle Molotov, le bottiglie incendiarie. Ecco, mega spoiler, quelle bottiglie non erano alla Diaz, sono state portate alla Diaz. Come? Qualche ora prima, alla manifestazione in Corso Italia, il vicequestore Pasquale Guaglione trova queste due Molotov, le prende e le mostra al suo superiore, Donnini. Donnini, che è un dirigente di pubblica sicurezza, prende queste Molotov e le fa depositare all'interno del suo mezzo, quindi le affida al suo autista, tale Burgio. Ora, Burgio non porta queste due Molotov alla questura, cosa che dovrebbe fare, ma le tiene sul mezzo. E poche ore dopo, Burgio e il suo mezzo vengono trovati davanti alla scuola Diaz. Vediamo anche che sta parlando al telefono. E attraverso i tabulati telefonici sappiamo che lui sta parlando con il dottor Troiani, un altro vicequestore, che tra l'altro non doveva essere neanche là dentro, non ha nessun ruolo nell'irruzione della Diaz, e tra l'altro ha cercato di nascondere la sua presenza, nascondendo le mostrine, mentre è alla Diaz. E Burgio dichiara in seguito di aver ricevuto l'ordine di Troiani di portare quelle Molotov alla Diaz. Troiani pasticcia la cosa, fa una serie di dichiarazioni discordanti fra di loro, ma non è la cosa importante è un'altra. Ossia che in questo video i massimi dirigenti dell'ordine pubblico, Mortola, Gratteri, Caldarozzi, Murgolo, gli stessi della riunione, che se ne stanno davanti alla Diaz a chiacchierare con un sacchetto di colore azzurro dove noi sappiamo esserci le Molotov, ed è Luperi, il capo del Lucigos, che la tiene in mano. Quindi non conosciamo bene la dinamica, non si può ricostruire. Quello che però sappiamo con certezza è questo: le Molotov non erano alla Diaz. Le Molotov sono state trovate fuori, in Corso Italia, da un vicequestore, che le ha date ai suoi superiori. E poi, successivamente, ore dopo, queste Molotov, che non sono state proprio in questura, spuntano fuori alla Diaz tra le mani dei massimi dirigenti della pubblica sicurezza, proprio nel momento in cui i massimi dirigenti della pubblica sicurezza dovevano giustificare un bagno di sangue. Ma non finisce qui, perché successivamente le persone che sono state fermate alla Diaz, insieme a molte altre, verranno portate in un luogo particolarmente interessante, che è la caserma di Bolzaneto. E quello credo sia il posto dove veramente, al G8 di Genova, le forze di sicurezza pubblica hanno dato il meglio. Al mattino la polizia carceraria ha cominciato a menare un po' tutti, in particolare quel giorno se l'è presa con me, in quanto ero forse il più anziano del gruppo, quindi mi hanno pestato sul collo, in faccia, mi hanno fatto dire Che Guevara figlio di una puttana e giubbotte, così per loro diletto e scherzo. Non ci hanno dato coperte, non c'erano letti, ci hanno fatto dormire per terra, dovevamo imprecare per poter andare al bagno. Ho assistito a una scena pietosa di un ragazzo che si è cagato addosso e che non hanno lasciato andare al bagno fino all'ultimo momento. Noi siamo stati minacciati più volte di morte, ci dicevano adesso c'è ancora troppa gente in giro, ma quando ci sarà un po' meno gente vi facciamo la festa, vi uccidiamo, vi mettiamo in gabbia con i cani. Quello è stato forse uno dei momenti peggiori, perché siamo entrati in una stanza dove c'erano una 20-25 carabinieri, tutti completamente mascherati, con passamontagna o fazzoletti calati sul volto, tutti con i guanti, e quando siamo arrivati hanno fatto proprio il gesto di sfoderare i manganelli e di infilarsi i guanti. Quello è stato un momento in cui ho perso, credo, per qualche istante anche conoscenza. Comunque mi sono urinato addosso, è stata una cosa veramente devastante. In quell'istante, io non so se è stata una messa in scena, ma in quell'istante è arrivato l'ordine di portarci via. Quindi quello che accade è che gli agenti, al sicuro, della polizia, della penitenziaria,
si scatenano sui fermati con ogni tipo di violenza fisica e psicologica. A una persona vengono prese le dita e vengono tirate fino a lacerarle, altre persone invece vengono pestate contro le sbarre della cella, altre ancora vengono costrette a restare ferme, immobili, davanti al muro in posizioni assurde, altrimenti subiranno delle violenze. Alcuni invece verrà privato il sonno attraverso grida, minacce, sorprese durante la notte. Alcuni invece, soprattutto ragazze, verranno costrette a spogliarsi davanti a agenti maschi e a subire tonnellate di umiliazioni. Un'esperienza impegnativa, mettiamola così. Ora, si possono dire tante cose ancora sul G8 di Genova, ma vorrei lasciarvi con una piccola riflessione. Nel video della prima parte ho trovato tantissimi commenti, molti ovviamente di supporto, ma in generale, per chi parlava di questo fatto, discutendone, l'ho diviso in tre categorie di persone. Una prima categoria sono i nostri migliori amici, no? Sono quelli che dicono: ah sì, i poliziotti hanno fatto bene, dovevano proprio schiacciarli tutti, e vabbè, questi sono i nostri soliti amici, è d'accordo. Poi c'era un secondo gruppo, che sono le persone che il G8 l'hanno vissuto veramente, che sono andate lì, che ce lo raccontano di fatto nei commenti, perché appunto è una testimonianza di prima mano. E poi la terza categoria siamo noi, la stragrande maggioranza. E moltissimi di noi fanno questa cosa. Per la paura del conflitto, per la paura di prendere una parte, come se qua ci fosse una parte da prendere, oltre che raccontare o riconoscere la realtà, e per sembrare superiori, che è una cosa molto umana, decidono che in tutto questo ci sia, tanto per cominciare, un conflitto e che esista un mezzo. Quindi si mettono in mezzo e dicono una roba del tipo: sì, è vero, ci sono delle mele marce che hanno pestato dei ragazzini e li hanno torturati, però è anche vero che i manifestanti se la sono cercata. Che sono delle frasi così assurde che uno non sa neanche da dove cominciare per, diciamo, rispondere. Per esempio, la famosa cosa dei manifestanti che si cercano le cose. Di nuovo, io certo ho un chiaro indirizzo ideologico, ma qua si tratta di veramente guardare ciò che è successo in video. Sono le forze dell'ordine che hanno attaccato e pestato a sangue la gente in piazza Manin. Sono le forze dell'ordine che hanno attaccato il corteo autorizzato e pacifico delle tute bianche. Sono le forze dell'ordine che hanno tentato di investire la gente per disperdere la folla. Sono le forze dell'ordine che hanno attaccato la scuola Diaz e hanno pestato a sangue i manifestanti e poi li hanno torturati alla caserma di Bolzaneto. E sono le forze di polizia che hanno cercato di nascondere tutto questo nel peggiore dei modi possibili. Quindi mettersi in mezzo e dire una cosa come se la sono cercata, non è che sei in mezzo, ti stai mettendo proprio dalla parte delle persone che hanno commesso queste atrocità, che hanno torturato, che hanno menato. E tra l'altro non c'è un conflitto, ti basta riconoscere che c'è un problema. Perché non è che se per caso riconosci che le forze di pubblica sicurezza in questo paese hanno un problema, allora sei ACAB, bisogna smantellare le... No! Riconosci che hanno un problema. Santo Dio, io nei miei video, soprattutto in quelli in cui parlo di mafia, ho raccontato di storie di poliziotti, di soldati, di gente che ha messo la propria vita in prima linea e l'ha persa per difendere quello che noi chiamiamo il bene comune. Ed è importante glorificare e ricordare questa gente. E tra l'altro basta anche soltanto fare il proprio dovere, non è necessario essere per forza degli eroi. E tra l'altro, quando mi dite: ma è roba di 20 anni fa, se è roba di 20 anni fa, perché ne stiamo ancora parlando e perché stiamo litigando sotto questi video? E oltre a ciò, non è vero che è roba di 20 anni fa. Pochi mesi fa, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, gli agenti della polizia penitenziaria hanno massacrato i detenuti per una piccola ritorsione, se vogliamo così. La cosa bella, se vogliamo, è che questi detenuti non erano affiliati a nessun tipo di camorra o mafia o criminalità organizzata, perché sapete, no? Non c'è miglior violenza di quella che puoi applicare su coloro che sono effettivamente indifesi. Perché di nuovo, saranno passati anche 20 anni, ma il problema rimane e continuiamo a far finta di niente. Beh, effettivamente potremmo far finta di nulla, lasciare che i più deboli, gli inermi, gli isolati, gli antagonisti, gli estremi ultimi della società si becchino le legnate e sperare di non trovarci mai dalla parte sbagliata del manganello.光に瞳を開いたら昨日の暗闇を濡らしてた雨音かすかに思い出して表は人好き
Nicola. 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 Sì. Dove sei? Stai montando adesso? Guarda, veramente ho montato alle 4 che stavo con l'U-Boat e la maschera antigas pronti a caricare le zecche che tiravano le pietre alla caserma. Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino all'intervista alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, queste zecche del cazzo. Comunque speriamo che muoiano tutti. Media, simpatica. Amica, amica. Tanto uno già, vabbè, degli altri. Un giro per noi, eh.